Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata abbiamo ucciso Tiamat, ci siamo presi il suo cuore e Vulgrim ci ha aperto il passaggio tra i portali. Ecco qua. Allora, il varco serpentino, dove dobbiamo tornare? Dobbiamo tornare qui e l'unico posto più vicino è questo. Quindi ci dobbiamo rifare tutto il percorso, va bene. Ah, c'è anche il labirinto da fare? Non me lo ricordavo questo. Questa è una cosa interessante. Effettivamente me lo chiedevo se ci sarebbe stata una roba del genere. Ma effettivamente nel concreto non me lo ricordavo. La cosa bella è che, cazzo, in un gioco così, che va bene, era già PS3, già per il tempo, PS3... aveva dei buoni titoli. Questo titolo era veramente pieno di cose, ma veramente tanto pieno. È incredibile. È incredibile. Piccoli dettagli e tante altre cose che l'hanno reso, secondo me, un gioco estremamente valido. Ehi, Samael, eccomi di ritorno. Mi assicurate che ha sofferto? Hai voglia? Mai abbastanza. Giustamente. Il secondo guardiano, la Franta, si muove in gallerie al di sotto di questo luogo, ma prima abbiamo un ostacolo. I cristalli? Deve essere rimosso. E Ultain. Ah, ok. Uno degli antichi. Non ne avevi mai parlato prima. Stai già cambiando gli accordi, Samael? Stai zitto, Nolita. Fatti i cazzi tuoi! Sto trattando con il cavaliere. Eh beh, c'ha ragione comunque. Non è un alleato del distruttore. Non troverai la Franta se prima non avrai affrontato il martello nero. E questo presuppone una forza di cui tu non disponi. Per ora. La mia trasformazione che avevo all'inizio. Che diavolo credi di fare, Samael? Diglielo, sentinella. Come stai soffocando la sua vera forza per tenerlo al guinzaglio del consiglio? Grazie, wow. Samael. Distruggi questo parassita. Grazie di avermelo detto. Azzardatevi a fare anche solo una mossa. Il consiglio vi annienterà. Tutti e due mi proteggono. Non qui dentro. Tu sei guerra, cavaliere del destriero. Oh, e c'ha ragione comunque. Non un fantoccio nelle mani di questa patetica creatura. C'ha ragione lui. Guerra, ti farò male. Concentra la tua rabbia. Una violenta codera si agita dentro di te, impaziente di venire fuori. Tu devi liberarla, altrimenti resterai un fantoccio. E c'ha ragione Samael, cioè, brutto da dire quanto vuoi, ma è vero. Cioè, c'aveva ragione. Cosa è stato? Il cavaliere è ridotto male, ma c'è ancora molta forza dentro di lui. Per un attimo ho visto qualcuno capace di affrontare da solo l'esercito del distruttore. La mia forma demoniaca. Che è sempre brutto da dire, ma alla fine è vero, cioè abbiamo una forma demoniaca. L1R2. Ok. No, oh, Samael è scomparso. Ma devo trasformarmi? La forma caotica, non demoniaca, scusami. Scatena temporaneamente la battaglia L1R2. Perfetto. Quindi ora dov'è che dobbiamo andare? Di là. E comunque c'ha ragione Samael, per quanto alla fine, diciamo che è quasi di parte e non dalla nostra alla fine, ci ha detto l'assoluta verità, ovvero in questo momento tu stai facendo la figura del fantoccio per le loro mani. E c'ha ragione, c'ha assolutamente ragione e non abbiamo nulla di contrario da dirgli. Perché alla fine Samael, stronzo quanto può essere, ma in questo momento ha detto a Guerra l'unica verità di cui probabilmente aveva bisogno. In questo momento tu fai schifo. Punto, fine. Dai.
Certo che comunque abbiamo fatto un... Madonna, abbiamo preso lui da dietro con la spada mentre facevamo l'animazione. Questa cosa non smetterà mai di sorprendermi. Abbiamo ucciso lo stronzino lì piccolo, sostanzialmente facendo solo un lancio della macchina. Ah, certo, il fuoco, e c'hai ragione. Eccolo qua. Ah, ecco perché non avremo... Stavo pensando, ma non potevo già attivarlo prima questo? No, perché mi mancava il fuoco, giustamente. Ora possiamo. Non c'ero neanche passato. Comunque, Samael ha detto, il tuo prossimo nemico si trova al di sotto di questo luogo. La metropolitana, insomma. Non che la cosa mi sorprenda. Questo mi sa tanto di luogo segreto, ma da dove torneremo? O meglio, mi servirà probabilmente un potenziamento per arrivarci. Non lo so. Non mi ricordo propriamente tutto, come ho già detto. Buongiorno a voi. Vi sarebbe piaciuto, eh? Merda. Come dico sempre, il grande vero problema di questo gioco è il target. Porca troia, il target cosa fa? E la Madonna! E te la ridi su sto gran cazzo, stronzo! Ma come faccio a evitarli sti cosi qua? Bastardo! Vieni qua! Non capisco come devo evitare sti stronzini. Olè, almeno questo è andato. Per fortuna che ci ricarichiamo la vita ogni tot colpi, dai. Almeno quello è un bonus abbastanza interessante. Tacchete, olè. Finiti? Finiti, oh, per fortuna. Come cacchio evito le palle di fuoco blu di quello lì? Ah, è una ventola gigante. Perché? Non penso di arrivarci dall'altro lato con un salto, vero? Sì, ma salta, guerra, anche tu, però. Se non fai il salto. E invece comunque ci arriviamo. Non me lo aspettavo. Fatto sta che comunque questo coso dovrebbe girare. Dovrebbe girare perché dobbiamo arrivare lì. Uno, due e via. Perfetto. Qua non mi sembra ci sia nulla. Perfetto, proseguiamo. Ah, vuoi vedere? Qui c'è probabilmente la solita... Ecco appunto la solita leva che ti fa passare dall'altra parte perché attiva il meccanismo. Il martingegno non si muove. Ecco fatto. Vedo un passaggio da questo lato. Ma non capisco come. Perché... Ah, vuoi vedere? Ho capito, forse. No. Allora, qua non si distrugge, però di là sento un il rumore probabilmente di un forziere. Per fortuna che va lento. Aiuto. Are! Ecco, infatti, era quello che volevo evitare.
Ma vaffanculo, guerra! Meno male. È da questo lato, ma come lo raggiungo quel lato? Non lo so. Non so come raggiungere quel lato di là. Probabilmente ci arriveremo in un altro modo, forse. E se vi state chiedendo perché sto continuando ad usare la falce, è perché devo livellarla. Come ho già detto, la maggior parte delle cose che facciamo in questo gioco sarà principalmente con la spada, giustamente. Allora, mettiamo la falce, il potere del risucchiavita, e invece alla spada mettiamo il potere del maestro d'armi. Perché visto che stiamo usando la falce principalmente, come ho detto, per livellarla, almeno ci guadagniamo qualcosa, qualche punticino vita. Ecco fatto, saranno pochi, ma sempre meglio di nulla, no? Mi chiedo cosa ci fosse oltre quel muro. Sentivo il rumore di un forziere, e sicuramente un forziere di quelli belli. Eccolo, è tornato. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. E io? E invece ti blocco nei movimenti stavolta. Hai meno gente che ti può aiutare a questo giro. Aia, aia. Ale, finalmente. È stata facile, dai. E abbiamo ottenuto un forziere con un bel po' di anime. 250 come al solito. Vabbè, meglio delle 100 delle prime anime che trovavamo. Chissà come si arriva dall'altro lato. Il passo dell'annegato. Oh, lì c'è un nemico. E qua mi sa tanto che forse bisogna buttarsi in acqua per tornare indietro. E a me sembra che la falce non ha... Ah no, no, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Stavo per dire, a me sembra che la falce non abbia l'effetto del risucchiavita. Ci vuole solo un bel po' per attivarlo, è quello il problema. Aspetta. Maledetto, vieni qua corvo, che ho bisogno di sfere di vita. Grazie, saranno poche, ma come ho detto, ce n'è un altro, dove sei? Eccolo lì. Saranno poche, ma sempre meglio di nulla, no? Vieni qua che inizio a farti un po' di danni extra. E dai! Che palle che continuo. Sto giocando a troppi giochi per ricordarmi ogni volta di quale gioco devo usare il target. Oh, stavolta è andata molto meglio, ma non siamo performanti. Ed è colpa mia, lo so benissimo. Non siamo performanti e finiamo... qua c'è il negozio di Vulgrim. E finiamo per prendere sempre un sacco di danni inutilmente. Ok, di qua si scende. Quindi, ergo, si risale anche. Benissimo, benissimo. Allora, 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 fermi tutti. Come facevo ad immergermi col cerchio? Sento... pezzo di merda.
Sento il rumore di una cesta. Non è questa però, credo. No, sento ancora il rumore di campanellini. Aspetta, ecco cosa avevo visto. Non era una cesta, era un artefatto soldato. Perfetto. Come raggiungiamo quell'artefatto soldato? Dalle scale. Ecco fatto. E un altro artefatto l'abbiamo preso. Sono già 1000 anime in più per Vulgrim. Dai, scendi, bravo. Come immaginavo, comunque, passando sott'acqua arriviamo in altre zone. Altre zone che dove ci porteranno? Non lo so. Allora, qua mi ha portato dietro il muro di cristallo. Un po' inutile come cosa, ma ok. Quindi magari è un mezzo shortcut, non penso. Andando dritto di qua, dov'è che finisco invece? Finiamo a prendere una reliquia. Ok, sempre ben accette. Ed è una reliquia soldato. Andando invece da questo di lato, dove finiamo? Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti quanti in sala. Finiamo qui. Benissimo. Va bene. Visto che in questo momento sono a corto di vita, credo che questa fosse una soluzione valida. Credo sia stata una soluzione abbastanza valida farlo. Perché se no sarei morto con tutta la poca vita che ho. Quanto cosa prendiamo? Un altro pezzo dell'armatura degli abissi. Siamo già a 3 su 10. E qui c'è un portale come l'altra volta. Benissimo. Meno male che avevamo la trasformazione, perché se no, qua ci crepavo secco. Devo farmi un po' di scorta di cristalli verdi, mi sa. Allora, sopra abbiamo trovato l'artefatto soldato. Qui a destra abbiamo trovato il frammento. Qui sulla sinistra in realtà non abbiamo trovato niente, perché se vai da questo lato c'è, boh, sto cristallo qua che mi blocca la strada. Non posso salire, perfetto. Ecco fatto. E invece probabilmente dobbiamo proseguire tutto dritto. Vediamo se qua sopra le scale invece mi nascondono qualcosa. Sembrerebbe di no, peccato. Una cestina carina. Ah no, c'è un altro di questi portali invece. Come per prima c'è un altro portale. Quindi probabilmente altra sfida a tempo. Altra zona in cui devi sconfiggere tutti i nemici e bla bla bla. Sì. Allora, da questo lato arriveremo al negozio di Vulgrim? Non penso. Finiamo in un'altra zona chiusa e ho paura di morire. Ho paura che verrò sconfitto in un'area. Ma per il semplice fatto che abbiamo poca vita. Non tanto per la sconfitta in sé, ma perché siamo a corto di vita. E nonostante tutto, il potenziamento questo qui della vita non fa un cazzo. Cioè, serve a poco. Dannazione. Qui un altro portale, benissimo. Quindi andando qui a destra troviamo la zona giusta dove il gioco vuole che io vada. Questo vuol dire che se vado di qua trovo solo dei nemici che nasconderanno una cesta. No, ne nascondono solo un altro nemico. Guarda, guarda quanti colpi stiamo facendo a quanti nemici. E guarda quanta poca vita stiamo recuperando. Non capisco se è perché è sulla falce o non capisco se è così il potenziamento. Cioè, se è veramente una me... Allora,
Certo non potevano farlo sgravo, nel senso ogni colpo tot vita. Ci posso stare. Però veramente ci mette un sacco. Ci mette veramente un sacco a ricaricarsi. O a ricaricarmi, in realtà. E niente, tutto qui? C'erano solo un po' di nemici? Bah, mi sembra strano. Questo vuol dire che, aspetta un secondo, come lo raggiungo, Vulgrimi, io? Però qui c'è questo cristallo. Ah, questo cristallo mi fa da passaggio tra una zona e l'altra. Sarà a tempo? No, ma c'è un nemico. Ok, allora nuotiamocene via un attimo. Scusa un attimo, c'è qualcosa qui. Allora, aspettiamo un attimo che il Demogorgone non mi veda. Continuiamo a lanciargli lo shuriken, guarda. In questo momento credo di essere in una zona mezza sicura tra l'acqua e il terreno, in cui loro non riescono a beccarmi, ma io riesco benissimo a beccare loro. Quindi beccati tutte ste shurikenate in faccia e non fare troppe storie. Oh, prima o poi morirà, eh. Prima o poi dovrà morire. Anche se penso che forse non possa morire solo a colpi di shuriken, forse, eh? Occhio. Ogni tanto recupero delle sfere vite a caso, ma non capisco da dove arrivino. Non capisco da dove arrivino alcune sfere vita. Ma perché sei qua in acqua? Scusami. Tecnicamente, tu dovresti starti nella tua zona, no? Boh, guarda, non capisco se si è buggata o cosa. Aspetta. Oh, finalmente ci ha messo un fottio a morire. E che palle. Allora, vediamo che cosa mi nasconde. Ah, ecco cosa mi nasconde. Un frammento della sfera di vita. Perfetto. Oh, grazie. Grazie dei punti vita che mi hanno ridato. Oh, ma guarda, un altro nostro amico cancello. Sai che novità? Allora, mio caro cancello, ti aprirai al mio passaggio una volta che avrò suonato il magico artefatto? Prima però, fammi uccidere tutti i nemici nella zona che non si sa mai. Vediamo da questo lato se posso raggiungere il negozio di Vulgrim. Penso proprio di sì. Visto tutto il percorso che stiamo facendo, o stiamo tornando indietro, o Vulgrim era più lontano di quanto mi aspettassi. Tu da dove sei uscito fuori? E anche quelli là, da dove sono usciti fuori? Falce potenziata. Pulsa nelle tue mani e il suo potere distruttivo aumenta. Perfetto. Sapevo che facevo bene ad utilizzarla molto di più. Che poi non è che si potenzia uccisione, si potenzia a tot colpi dati. Quindi è anche buono come potenziamento, secondo me, quello delle falci. O anche delle armi in generale. Se scendo di qua invece, scendiamo nella zona. Ah, ecco, stiamo tornando indietro da qui. Perfetto. Lì c'è una cesta che non possiamo raggiungere.
Però qui abbiamo raggiunto il nostro caro Vulgrim. Ciao. Area di Vulgrim, grazie. Il vecchio Vulgrim ha qualcosa di nuovo per te. Allora, io ogni tanto... Allora, aspetta, prima eccoti gli artefatti. Sì, l'hai appena detto, Vulgrim, grazie. Io una vita la comprerei, sempre per tenercela di sicurezza. E avevamo detto che a 5000 anime avrei comprato un potenziamento. Ma qual era? Ah no, era questo che io volevo. Genera ira spontaneamente. Ecco, compriamolo. Lo so, Vulgrim, però porca troia quanto costi. Allora, fammi vedere questo nuovo potenziamento. È un potenziamento che io devo mettere a un'arma. Vorrei fare una prova prima di... Ma lì c'è, ci sono delle sfere gialle, un arancione e lì c'è un gancio probabilmente per andare alla cesta. Vorrei fare una prova prima di metterlo. Figa, però 5000 anime, Vulgrim, eh? Ma gli sconti, vero? Allora, ci mettiamo un attimo qui davanti. Vorrei provare due secondi a mettere questo sulla falce. La spada tra l'altro tra poco si potenzia. Facciamo un salvataggio. Se faccio... Sì, basta che sia equipaggiata e piano piano l'ira si ricarica. Perfetto, molto utile allora come potenziamento. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio dove suoneremo il campanello di questo portone. Ciao!